E ormai è arrivata al cuore della sua programmazione la rassegna letteraria Come un libro all'aperto, partita lo scorso 16 giugno tra i luoghi più suggestivi di Marotta e Mondolfo. L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Fano, prosegue sabato 25 giugno. Protagonista della serata, Francesco Guccini, che riceverà dall'amministrazione comunale la cittadinanza onoraria per benemerenze nel campo della cultura. Una scelta maturata in virtù del profondo legame di affezione che da tempo il noto cantautore scrittore nutre nei confronti della comunità. Infatti, proprio nella residenza municipale di Mondolfo, nel 2011 si è sposato con Raffaella Zuccari ed è solito frequentare il borgo nei periodi estivi e ogni qualvolta desidera trascorrere un periodo di riposo. Sindaco, siamo più o meno a metà rassegna, qual è il riscontro? Ma il riscontro è molto positivo, quindi gli incontri sono stati molto partecipati, 5 incontri con Bussola, Livi, Baldelli, Marino Bartoletti, Marina Rei, quindi grandi autori del panorama culturale italiano. C'è stata tanta partecipazione, tanto entusiasmo in cui il pubblico ha potuto confrontarsi tu per tu con gli autori, quindi delle belle serate, degli incontri piacevoli e interessanti, e ora proseguiremo con sabato con uno degli eventi clou di questa rassegna letteraria. Si partirà in realtà dal mattino? Si parte dal mattino, alle ore 11 avremo il Consiglio Comunale dove delibereremo ufficialmente il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesco Guccini, e poi alle ore 21 in Piazza del Comune avremo un momento istituzionale nel preserata proprio per conferire ufficialmente la cittadinanza onoraria al maestro e poi si partirà con la presentazione del suo ultimo libro Tre Cene. Ci sarà Sara Zambotti ad intervistarlo, conduttrice del Cater Raduno, quindi sarà un'altra giornata e una giornata soprattutto speciale per la comunità di Mondolfo. Prossimi appuntamenti il 6 e 7 luglio. Sì, questa rassegna letteraria ha una particolarità che è diffusa nello spazio e nel tempo, e quindi gli incontri sono in diversi luoghi suggestivi del nostro territorio di Mondolfo e Marotta, e quindi lo spettatore, oltre a godersi la serata con l'autore, ha la possibilità appunto di conoscere il nostro territorio. E ci saranno altri due grandi incontri, uno il 6 luglio con Teo Teocoli e Gabriella Mancini e il 7 luglio ai Giardini della Rocca con Umberto Galimberti.